Dieci primi, invece, ero curiosa di sapere come mai all'inizio non era convinto che Tony Servillo fosse la persona giusta, l'attore giusto per questo ruolo, temeva molto che non avrebbe accettato. Se ci racconta un po' come è stato l'incontro fra voi due. No, ma non è proprio così, non è, poi risponderà anche Tony. No, non è proprio così. Non avevo un immaginario di visi, di facce, di volti, non avevo nessuno. Perché proprio perché venivo da un romanzo che mi era stato portato da Alessandra, Gio, la passione film, e quindi dovevo trovare, al contrario di quello che ho fatto nel passato, raccontare una storia con dei volti, con una famiglia, e quindi non avevo prima le facce e poi la storia. Avevo prima le immagini sicuramente del luogo, ma non avevo gli attori. Quando mi hanno detto di Tony, ho detto perché per me era impossibile che lui potesse gettare un cannavacciolo con me, un mostaccio. E quindi avevo paura, dico, ma Tony è troppo alto, è troppo per me, è impossibile. Poi quando l'ho conosciuto ho detto, vabbè, perfetto. Poi fra l'altro aveva il 128 giallo pure lui quando è passato. Quindi abbiamo parlato un attimo, abbiamo subito trovato una relazione proprio comune sul libro di Roberto, che lui aveva già letto, e quindi ho detto, lui era preoccupato del dialetto, ho detto, vabbè, non ti preoccupare, non è un problema, il dialetto tanto a me non interessa. Come quando mi dice ogni tanto, ma il cannolo siciliano, palermitano, è differente da quello catanese, e io dico, sì. Che Palermo, Catania è diversa, cioè è uno stato, in Sicilia ci sono degli stati, Palermo, Catania, Enna, adesso sono Enna, che tra l'altro non conoscevo molto bene, quindi c'è questa differenza, però diciamo alla fine ho detto io non volevo assolutamente un siciliano, volevo un attore che con la grandezza di Tony, non ho veramente altro raggiungere perché avete visto cosa mi ha regalato, mi restituiva un'evocazione di personaggi e di gestualità di una Palermo, della mia infanzia, di quello che io non sono tanto vecchio comunque, 62, ma sicuramente mi ha regalato tantissimo e mi sono subito divertito, ecco, questa è la cosa più importante, non volevo più tra virgolette l'antropologia, il siciliano, la realtà, il dialetto, volevo qualcosa di diverso e lui me l'ha restituito con un carattere meraviglioso e con un personaggio che era complicato nel libro, era molto triste, molto cupo, e lui ha una comicità pazzesca nel film, ma credo che sia divertito pure Tony. Ecco. E proprio a Tony Servillo volevo chiedere questo, in genere quando si costruiscono personaggi così fisicamente connotati, aiuta magari a partire da un piccolo particolare per immaginarsi il tutto, no? Alcuni attori dicono che, non so, per costruire un personaggio sono partiti dai capelli, dagli occhiali, la montatura degli occhiali. Tu da cosa sei partito per immaginartelo? Bah, come diceva adesso Daniele, intanto dalla sua fiducia, perché naturalmente io la conosco un po' diversa da come l'ha raccontata lei, nel senso che ero io abbastanza timoroso di poter danneggiare il film di Daniele, essendo rimasto naturalmente molto lusingato dalla sua proposta, perché conoscevo molto bene il linguaggio originale del suo cinema, fatto anche in coppia con Varesco, sia con Cinico di Buca che con i suoi film, alcuni dei quali visti qui alla mostra. Temevo di non avere i numeri, invece la sua fiducia mi ha molto aiutato, gli incontri, la solidità del romanzo, e poi devo dire, come ho già detto ripetutamente stamattina, una qualità molto bella che è raccontata già nel romanzo e che Daniele con le immagini ha reso ancora più esplicita. Si racconta di una famiglia legata in
maniera governata da leggi arcaiche dello stare insieme, no? Tutti insieme in una casa, si sente un'atmosfera matriarcale, un padre padrone, eppure questa atmosfera così antica, così remota, confina con gli smarrimenti, gli spaesamenti che viviamo oggi nel contemporaneo, no? In una società dove i comportamenti sono dettati da un alienante consumismo. Allora, naturalmente, siccome a me da attore mi piace mettermi al servizio di storie interessanti e che siano praticate poi con un linguaggio originale, mi è sembrato, nonostante tutte le riserve, di non sentirsi palermitano, però manco sono di Bolzano, tutto sommato sono napoletano, quindi insomma, per le ragioni invece della qualità dell'avventura che si prospettava, di poter fare un film diverso, di accettare una sfida, poi un po' con gli occhiali, un po' con pochi capelli che ho tinti, la camminata, una... e poi anche con la collaborazione di splendidi attori che sia Giselda che me hanno aiutato, che sono tutti attori professionisti, palermitani o non, ma comunque siciliani, che ci hanno creato una consapevolezza stanislaschiana sul piano almeno del linguaggio, è venuto poi tutto da sé. No, ma infatti io volevo aggiungere che, a parte questa, non mi riproverare, questa bellissima cosa che sta dicendo Boni, che mi emoziona perché abbiamo fatto il film insieme, il contributo del fatto di avermi dato credibilità a questo mio modo di girare una storia reale che veniva da un libro, lo devo ai produttori, a Rai Cinema, alla Fandango, che hanno creduto al mio progetto da un passato che vabbè chi conoscerà, quindi questo mi ha dato grandi soddisfazioni. Sono molto contento di essere qui perché è un film che non avrei fatto, non volevo farlo, cioè non mi convinceva, avevo paura, spero che funzioni, che il merito anche loro, perché hanno scritto per immagini e per quello che io desideravo, cioè il dramma di una famiglia italiana evocata a Palermo e raccontata a Palermo da una famiglia che veramente ha combinato questi danni, questo proprio danno. E ogni tanto, questo devo dirlo, quando rivedo, perché ho fatto pure la fotografia, quindi stampavo e vedevo le immagini, quando vedevo Tony, la famiglia, poi particolarmente anche Alfredo che narra il film, perché è fuso, dicevo, a me Cirao mi fa pena, cioè a me proprio Nicola Cirao volevo che deve fare pena, perché appartiene a quel capo famiglia che non ha nessuna prospettiva per il futuro per gli altri, quindi estingue completamente una famiglia, quindi un po' è un film mortuario ma sorridente, allegro, è allegro. No, sentivo di farla, ma anche con il contributo di loro, perché loro mi hanno fatto un'immagine come ogni tanto mi chiedono, ma però la fotografia, dico, a me importa poco le cose tecniche, però la fotografia era importante perché doveva evocarmi qualcosa di sbiadito, di scolorito, quindi loro erano un'immagine talmente forte che la mia immagine sono loro. Quindi io cercavo soltanto i fondi di questa immagine della famiglia, quindi il luogo, ma che cosa poteva essere? Un quartiere? Sono sempre, continuamente sulle facce, la disperazione, e un po' ci appartiene in Italia. Quindi è una famiglia italiana.